Allora, siamo davvero in chiusura, però volevo ringraziare intanto la famiglia di Franco Zaccarelli, che ha voluto dedicare a distanza di 20 anni dalla scomparsa di Franco un trofeo proprio alla storia più inclusiva della Corsa di Miguel. Vorrei ringraziare Fabiana Nobile, i cui genitori sono purtroppo due delle vittime del terremoto di Amatrice, a cui è intitolato il campionato delle società, la Coppa delle Società, e anche la Corrintuscia, che diciamo la Corsa di Miguel introdurrà un circuito dell'USP di Viterbo, ma poi naturalmente anche gli sponsor, Net Insurance, questo marchio che abbiamo imparato a conoscere, che tra l'altro è anche il marchio che sponsorizza l'Associazione Italiana Arbitri, Decathlon che è impegnato in un discorso anche di condivisione di alcuni progetti, di alcune avventure con le società sportive imprenditoriali ed anche con le società sportive dilettantistiche ed anche con le scuole, ed è proprio attraverso la Corsa di Miguel cerca di fare sempre più queste proposte. Pasquier è un'azienda dolciaria che avete visto si è fatta anche sentire in questi omaggi che ci sono stati alla conferenza. Gima, che rappresenta il caffè, la nostra tipografia, produzione, Tempio della Carta, la GPA Service, qui rappresentata dal titolare Maurizio Panzironi. Perché cito, anche se purtroppo di volata, queste persone? Le cito perché vorrei dire questo: certe volte ci si sente davvero soli a organizzare, certe volte si scrivono pagine, telefonate, mail straeducatissime con persone che ti dicono la risposta arriva a ottobre, la risposta arriva a novembre, la risposta arriva a dicembre. Io penso di rappresentare tutte le piccole, grandi manifestazioni sportive che vivono di volontariato e di passione e che ricevono quei no magari dopo che sono stati presentati come dei sì, e a volte è davvero dura. E quindi le persone che invece ci hanno detto sì, voglio davvero elogiarle e voglio dire un grazie dal più profondo del cuore.